Fernanda Venture al via e siamo pronti con la pole position del pluricampione del mondo Fia GT, Thomas Biagi sulla destra dei vostri teleschermi con la McLaren, a sinistra c'è la Porsche di Postiglione. Sono partiti, transitano in questo momento sotto la nostra postazione, gas spalancato, bellissima sensazione. Attenzione alla Porsche, proprio c'è subito un subito l'attacco della Porsche di Postiglione che fa il comando, rischio per Thomas Biagi che mette le ruote sul cordolo ma riesce a mantenere la seconda posizione. La terza è proprio quella di Frassinetti e poi attenzione anche a Schirò che dalla quinta piazza in cui è partito si è portato ora in quarta posizione davanti proprio al Lamborghini di Viverti che è, come dicevamo, è leader della classifica di campionato. 48 minuti più un giro per andare a determinare il vincitore di questa prima gara del campionato italiano GT Stool, tracciato di Imola. Ricordiamo, questo è il terzo appuntamento della stagione e un gruppo di partenti assolutamente numeroso, il più numeroso direi fino a questo momento, con 40 piloti al via. Andiamo a rivedere il momento del rischio corso da Thomas Biagi. Sì, qui più che rischio corso da Thomas Biagi è stato Postiglione molto molto aggressivo e voleva assolutamente ottenere la prima posizione. Biagi ha cercato di resistergli, poi dall'alto diciamo della sua esperienza non si è preso tantissimi rischi, quindi è stato all'interno, ha lasciato sfilare Postiglione che adesso sicuramente imporrà un ritmo per cercare di andare a prendere del vantaggio prima di fare la sosta al box. E vediamo le due Lamborghini intanto che sono vicinissime con Viverti e Babini, che è stato autore di un'ottima partenza, partiva dall'ottava piazza Fabio Babini in coppia con Andrea Ceccato, ora sono una davanti all'altra, mentre vediamo se in questo appuntamento l'Audi di Capello riuscirà a ottenere qualche soddisfazione in più rispetto alle prime gare. Ora viaggia in settima posizione, però forse in questo caso è proprio l'Audi che non ha più gli acuti ai quali siamo abituati, perché ovviamente i piloti sono molto validi. Sì, sicuramente non è favoritissima dal balance of performance e quindi questo via di campionato ha faticato molto con vetture peraltro di modelli, alcuni sono nuove, la R8 adesso è uscita il nuovo modello che poi verrà utilizzato l'anno prossimo. E quindi in questo momento secondo me a livello tecnico l'Audi ne ha un pochino di meno.